Siamo al quarto degli incontri dei pomeriggi maturandi di quest'anno. No? Non si sente? Acceso. Così si sente? Ok. Allora, il tema di questa sera è il tema della crisi del Medio Oriente, quindi vogliamo entrare nel merito di quello che sta accadendo anche in questi giorni e che ha delle origini storiche che vogliamo approfondire. Per farlo abbiamo chiamato Andrea Veduto, giornalista e scrittore, tra altre cose proprio l'ultimo libro che hai scritto è L'ora prima del miracolo, storia del Medio Oriente, dove entri nel merito della vicenda di cui spesso si parla e che è interessante, è molto ampia da approfondire, però è interessante da capire rispetto anche ai fatti recenti, tanto più che tu sei stato appena ad Aleppo, sei stato in Siria e quindi puoi dirci dal vivo quello che sta succedendo in queste città e il rapporto con la presenza cristiana dentro la Siria. Facciamo fare ad Andrea un'introduzione che va dal carattere storico al carattere di attualità e poi con domande approfondiamo le cose che più ci interessano. Grazie. Grazie per avermi invitato. Appunto io cercherò un'oretta massimo di darvi qualche flash su quello che sta accadendo in Medio Oriente e poi naturalmente proverò a raccontarvi anche un po' di quello che è stato il mio recente viaggio in Siria. Mi sono recato a Damasco, ad Aleppo, a trovare le comunità cristiane e potrete immaginare, è stato davvero un viaggio, uno dei viaggi più incredibili della mia vita. Io sono appunto un giornalista, lavoro per l'associazione Pro Terra Santa, che è l'ONG a servizio della custodia di Terra Santa, che sono i frati francescani presenti in Medio Oriente dall'epoca di San Francesco, dal 1219 fino ad oggi. Ho vissuto 3 anni in Medio Oriente, a Gerusalemme, sono arrivato nell'ottobre del 2010, quindi ho avuto modo di essere un po' uno spettatore da un luogo sicuramente privilegiato del fenomeno delle primavere arabe di cui adesso vi parlerò. Prima di iniziare, io in realtà inizio sempre con questa frase che ho letto più di un anno fa, gennaio 2015, dopo gli attentati di Charlie Hebdo, e mi è parsa da subito come l'analisi più acuta e più attuale di quello che è accaduto. Se la rileggiamo dopo gli attentati del Bataclan o dell'ultimo dell'aeroporto di Bruxelles, ha la stessa valenza. Dice: verrà un giorno in cui chi vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Mi è parsa un'analisi straordinaria, anche perché se pensiamo che questa frase è stata pronunciata più o meno 2000 anni fa da Gesù di Nazareth, in cui appunto disse: verrà un giorno in cui chi vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Questa secondo me sintetizza benissimo quello che sta accadendo in Medio Oriente, sintetizza benissimo anche quello che è il fenomeno dell'ISIS, dello Stato Islamico, cioè di alcune persone che si sono messe assieme e hanno cominciato a uccidere le persone credendo di rendere culto al proprio Dio. È una frase secondo me da tenere davvero, davvero presente. Andiamo a inquadrare adesso la zona geografica che comprende non solo il Medio Oriente, quella devastata in questi anni, ma anche il Nord Africa. Vedete, questa è tutta la zona geografica che è stata scossa da una violenza senza precedenti negli ultimi anni. Non dovete preoccuparvi delle iniziali che vedete in rosso della zona, non l'ho inventato in un momento di goliardia, è proprio il nome tecnico della regione, in inglese è MENA e in italiano insomma lo leggete voi. Ho difficoltà quando devo spiegarla in Veneto, ci sono boati, applausi, però è proprio così, è il nome della regione che più di 5 anni fa, ecco, ha cominciato a sperimentare un cambiamento senza precedenti in tutta la storia del mondo arabo.
e comincio appunto raccontandovi la storia e il sacrificio di Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi era un ragazzo tunisino che un giorno, aveva circa 28 anni, 29 anni, un giorno in piazza a Tunisi, di fronte all'ennesima umiliazione di una donna poliziotto, decise di togliersi la vita. Si cosparse di benzina e si tolse la vita. Questa donna l'aveva umiliata, gli aveva umiliato, gli aveva sequestrato le casse di verdura che lui stava andando al mercato per vendere in modo abusivo, aveva cercato di ottenere la licenza per vendere in modo legale, non c'era mai riuscito, e quindi quotidianamente subiva questi soccorsi da parte dei poliziotti del regime di Ben Ali. Una volta, appunto, stanco di tutte queste umiliazioni, decide di togliersi la vita, e pare che appunto prima di togliersi la vita pronunciò un grido che secondo me è uno dei gridi più rivoluzionari di tutta la storia dell'umanità. Disse: così non posso più vivere. Ma com'è che non poteva più vivere Mohamed Bouazizi? Non poteva più vivere senza la libertà. Lui morì qualche giorno dopo per ustioni in ospedale, ma nel frattempo, ecco, in Tunisia le cose cominciavano a cambiare. Perché che cosa succede? Succede che i compagni, gli amici di Mohamed Bouazizi filmano la scena delle proteste che si sono verificate nei giorni dopo il suicidio di Bouazizi davanti al municipio, fanno dei piccoli video che diventano improvvisamente virali perché finiscono sull'unico canale di informazione che il regime tunisino non era ancora riuscito a censurare, che erano i social network, che era Facebook, e nel giro di pochissimo tempo questo video diventa così condiviso che tutto il mondo arabo comincia a conoscere la storia di Mohamed. E 12 giorni, solo 12 giorni dopo quel fatto, addirittura Al Jazeera, l'emittente televisiva del Qatar, ha dedicato un servizio alla storia del ragazzo che non poteva più vivere senza libertà. E quello è stato l'inizio del fenomeno cosiddetto, così chiamato in termini occidentali, di primavere arabe, tanto che tante persone, come quella bambina che vedete, scendono nelle piazze principali con quel cartello che indica un grido profondamente positivo. Tale è stato l'inizio delle primavere arabe: we want freedom, cioè noi vogliamo la libertà, quel diritto che una serie di dittatori della zona del Medio Oriente e del Nord Africa avevano impedito alle persone per tantissimi anni. Il passaparola è impressionante. Nella prossima slide vedete, non sto a farvi la cronologia delle primavere arabe, ma effettivamente se il 17 dicembre o a fine dicembre la rivoluzione scoppia in Tunisia, a gennaio arriva al Cairo, a febbraio si sposta in Libia, a marzo arriva a Damasco. Insomma, si crea un'ondata rivoluzionaria senza precedenti, milioni di persone scendono in piazza per reclamare, come la reclamava Mohamed Bouazizi, la libertà. E quello è stato un po' l'incipit, anche se appunto nei mesi successivi, insomma, a questi fatti, cominciamo già a vedere che queste primavere non danno risultato sperato. Solo un piccolo inciso: se voi, il fenomeno di primavera araba è un termine che abbiamo dato noi giornalisti occidentali, in particolare un giornalista americano, ma se voi chiedete a un arabo qual è la stagione peggiore dell'anno, lui vi risponderebbe sicuramente la primavera, in tanti casi. Perché? Perché la primavera è la stagione dove si verificano con maggiore intensità le tempeste di sabbia che bruciano gli occhi. Allora la gente tende anche un po' a stare a casa, non può uscire, non può andare per le strade. Di fatto le primavere arabe hanno un effetto, sortiscono un effetto immediato, cioè creano una sorta di instabilità politica in tutta quella zona, che viene destabilizzata in un modo che non ha precedenti nella storia del mondo arabo, e subito comincia a sorgere l'interrogativo: va bene, ok, ma con questo vuoto di potere che si è venuto a creare, adesso che cosa ne facciamo? Come stare di fronte a questo vuoto, a questa instabilità che si è venuta a creare? Da parte occidentale abbiamo pensato: forse è arrivato davvero il momento di portare la democrazia in quelle zone, in quella regione. E io su questo aspetto faccio sempre un inciso, racconto quello che è capitato a Napoleone Bonaparte. Anche lui andò in Egitto nel 1798, e nel suo discorso, diciamo, di intronizzazione si rivolse tramite i suoi traduttori arabi in questo modo. Cercò di far tradurre questa frase: dite che io sono qui in nome della Repubblica Democratica Napoleonica. Ora, tutto bene, solo che a un certo punto i suoi traduttori si fermano, vanno da Napoleone e gli dicono: non riusciamo a tradurre una parola.
indovinate qual è? Ovviamente democratica, perché il termine democrazia non era ancora contenuto nel loro vocabolario, nel loro dizionario, cioè era una forma di governo di cui gli arabi non avevano ancora fatto esperienza. Questo è il secondo esempio, oltre al fatto di primavera, di come molto spesso la nostra visione, a volte con una certa presunzione di giudicare quello che accade, ci ha portato molto spesso fuori strada. L'unico paese arabo che è esente dalle primavere arabe, perché aveva già i suoi problemi, è l'Iraq. Faccio solo una piccola parentesi perché è interessante: l'Iraq nel 2003 era stato conquistato e Saddam Hussein, il dittatore che allora governava l'Iraq, era stato cacciato dagli americani, era stato deposto dagli americani, e dal 2003 fino al 2014 si è creata davvero una situazione di instabilità politica, se possibile ancora maggiore rispetto a quella dei paesi che hanno conosciuto il fenomeno della primavera arabe. Insomma, per fare una sintesi dei passaggi che ho fatto fino adesso, le primavere arabe nascono con uno slancio ampiamente positivo, che è l'esigenza di libertà di questi popoli, ma immediatamente vengono frenati da una serie di peculiarità, di difficoltà di carattere politico, religioso. Subito c'è stato lo spettro dell'integralismo islamico dietro queste rivoluzioni, se non quando alcune primavere, come quella di Damasco, viene addirittura condizionata dai regimi sauditi, quindi di musulmani integralisti. E a un certo punto, quindi, Iraq e tutta quella zona si trova di fronte effettivamente a un'instabilità politica, a un vuoto che immediatamente, che pochi anni dopo, insomma pochi mesi dopo, si cerca di riempire. Qual è il personaggio che cerca di riempire, di impossessarsi di questi paesi, di riempire questo vuoto politico che si è venuto a creare? Lo vediamo nella prossima slide. Vedete, è lo stesso personaggio nella foto che vedete in alto, è Abu Bakr al-Baghdadi, no? Di cui tutti avrete sentito parlare, quello che si è autoproclamato califfo. Nella foto in alto lo vedete nella foto segnaletica che gli è stata fatta quando è stato incarcerato dagli americani nelle carceri di Kambuka in Iraq, e sotto qualche anno dopo, quando appunto si è dato un tono, si è fatto crescere la barba, si è messo il turbante, una tunica, e si è autoproclamato il nuovo califfo nella moschea di Mosul il 29 giugno del 2014. Due brevi temi sulla sua figura, anche se non sappiamo molto. Grazie. Non sappiamo moltissimo, sappiamo che nasce che nel 1971 a Samarra, che è una cittadina irachena, e da giovanissimo si arruola nelle file di Al-Qaeda, che allora era ancora governata da Osama Bin Laden. Dopo la caduta di Saddam Hussein, quindi siamo sempre in Iraq, lui viene incarcerato, appunto viene messo nelle carceri americane di Kambuka, dove per la prima volta comincia a parlare dello Stato Islamico, dell'ISIS, del nuovo califfato, della risurrezione del califfato. Come fa ad avere così tanto successo, tanto che riesce nel giro di pochissimo tempo a raggruppare tanti seguaci? Secondo alcune testimonianze che ci sono state consegnate dal Guardian, che aveva intervistato alcuni suoi compagni di prigionia, pare che appunto gli americani abbiano inizialmente sottovalutato le potenzialità di Abu Bakr al-Baghdadi, che in realtà si chiamava Ibrahim Awad Ibrahim, vi dirò dopo perché decide di farsi chiamare Abu Bakr al-Baghdadi, e quindi lui aveva abbastanza libertà di accesso e di movimento proprio all'interno del carcere. Sempre secondo alcune testimonianze che ci hanno consegnato, pare che lui abbia parlato appunto di questo nuovo sogno, di questo progetto politico nuovo, ad alcuni compagni di carcere, abbia trovato diverso ascendente. Come ha fatto ad avere i contatti? Semplicemente pare si sia scritto i numeri di telefono degli altri jihadisti incarcerati con lui sull'elastico dei suoi boxer, in modo che una volta scritti, una volta lasciato l'elastico, era diciamo difficile, come dire, da sorprendere, ecco, da rintracciare. Una volta uscito capirete la facilità con cui lui si è rimesso in contatto con le persone allora conosciute, anche se non c'era WhatsApp e non ha creato il gruppo ISIS con tutti i numeri, però comunque è stato abbastanza facile, avendo i numeri di telefono delle persone che aveva
che aveva conosciuto. L'ISIS nasce in Iraq non nel 2014, nel 2014 abbiamo, ci sappiamo che c'è l'ISIS perché tutti i telegiornali di tutto il mondo ce ne parlano, ma lo stato, l'ISIS, che prima si chiamava IS, cioè Stato Islamico, nasce in Iraq nel 2006. Ci vorranno 8 anni per creare un esercito con insomma un esercito fatto di migliaia di uomini per entrare poi a Mosul, una città dell'Iraq, conquistarla il 20 giugno e poi il 29 giugno entra nella moschea principale vestito in quel modo e dice: il califfato è stato ristabilito e io, secondo delle, se per volontà di Allah, che non si capisce come le abbia date, comunque fatto sta che ha detto così, sono il nuovo califfo, cioè il nuovo successore di Maometto. Perché? Perché appunto il califfato, il regno islamico globale, è stato fondato niente meno che da Maometto. Il califfato comincia a esistere il giorno dopo della morte di Maometto attraverso il suo primo successore, che si chiamava appunto Abu Bakr. Adesso purtroppo questa slide avrebbe dovuto farvi vedere un po' quella che era la diffusione del califfato nei primi anni, dopo, appena successivi alla morte di Maometto. Provo a indicarvela così. Fate conto che nel 632 muore il profeta e nel giro di circa 13 anni il primo califfato comprende tutta questa zona e l'Africa nord-sahariana, quindi grosso modo la zona interessata anche dalle primavere arabe. Naturalmente la prima capitale del califfato era Damasco, la seconda, che all'epoca era una delle città più importanti di tutto il mondo sotto ogni profilo culturale, politico e artistico, era proprio Baghdad, da cui appunto Ibrahim Awad Ibrahim sceglie di farsi chiamare Abu Bakr al-Baghdadi, da una parte per rivendicare un legame di parentela direttamente con la famiglia del profeta, dall'altra per richiamare i fasti dell'antica Baghdad, che allora era davvero una delle città più importanti del mondo. Califfato appunto deriva da questa parola araba che è califa, che all'inizio significava sostituto, poi nell'arco degli anni, per un errore di traduzione, non sappiamo se voluto o meno, ha cominciato a indicare successore. Perché? Per indicare un legame molto più stringente con la figura del profeta. Il sostituto è una persona che dice: vabbè, ok, il profeta non c'è più, troviamo qualcuno che ne possa fare le veci. Il successore etimologicamente indica invece un legame molto più forte con quello che era il profeta e la sua opera. Oggi l'ISIS, ecco, si estende nei territori che vedete lì. Le strisce nere sono le zone controllate direttamente dall'ISIS, sono di fatto dei canali delle strade, dei canali di comunicazione, e le zone rosse sono quelle invece che vanno a supporto. Ovviamente controllare i canali di comunicazione, le strade principali in un territorio che è principalmente deserto, significa di fatto controllare quel territorio lì. Più o meno oggi l'ISIS controlla un terreno che per estensione territoriale è paragonabile all'Austria. Questo è il frutto di un anno e mezzo di conquiste, più o meno. Nell'ultimo anno l'ISIS ha perso il 14% del suo territorio, ma ha aperto altre province in Bangladesh, in Africa, in Libia, in altre parti del mondo dove esiste ancora un nutrito gruppo di musulmani radicali. Ovviamente il Daesh, da Stato Islamico, è diventato ISIS, cioè Stato Islamico di Iraq e Siria, perché questi sono i due paesi dove il califfato si è insediato. E quando però al-Baghdadi entra in moschea, lui ha la presunzione di farsi obbedire da tutti i musulmani del mondo. Perché? Perché il regno, il califfato, all'epoca del profeta, nei primi anni, negli anni immediatamente successivi, effettivamente comprendeva tutti i musulmani del mondo. Oggi, naturalmente, che al-Baghdadi possa farsi obbedire da un musulmano delle Filippine suona quantomeno strano. Ora, detto così, sembrerebbe molto semplice. Questo è un po' l'elenco dei fatti che hanno portato la nascita del califfato, il suo sviluppo, ma come fa? La vera domanda è: come ha fatto al-Baghdadi, parlando di un progetto così folle, sembrerebbe, che in realtà poco ha a che fare con la religione islamica, perché se pensiamo al califfato, all'ISIS, cioè allo Stato così costituito, non dobbiamo pensare a uno Stato islamico
tout court. Dobbiamo, più che per fare un paragone, dovremmo avvicinarlo di più alla Germania nazista o alla Russia stalinista, cioè è uno stato dove non è consentito il benché minimo dissenso, tanto che non sono solo i cristiani a essere perseguitati, ma anche gli sciiti e altre minoranze sunnite. Al-Baghdadi sa benissimo che per portare avanti questo progetto e per trovare nuovi adepti, nuovi seguaci, deve rifarsi a secoli di frustrazione islamica, cioè a secoli di sconfitte. È a questo sogno di rivalsa che un certo gruppo di musulmani radicali hanno sempre sognato. E queste quindi sono le ragioni della violenza. Allora, innanzitutto dobbiamo dire questa cosa qui. Qualche secolo fa, cioè l'Islam conosce un periodo splendido dalla morte del profeta. Gli anni del rinascimento islamico sono veramente per l'Islam strabordanti, straordinari, sono fari di civiltà e tantissimi cristiani affollano le corti degli emiri per dare il proprio contributo. Pensate che il primo trattato su come conservare la salute durante il pellegrinaggio alla Mecca, che è il pellegrinaggio sacro per i musulmani, è scritto da un medico cristiano. Questo per dire che c'era un intreccio, uno scambio di culture impressionante nei primi anni. A un certo punto però, con la scoperta del nuovo mondo in Occidente, l'Islam comincia a trovarsi un po' sulle difensive. E queste due battaglie che probabilmente conoscete tutti, che sono le battaglie di Lepanto e di Vienna, rappresentano il primo forte stop all'espansione islamica. Cominciano a perdere in Europa e non passeranno più, non riusciranno più a conquistare territori. Tanto che appunto, questa frase presa dal verbale della battaglia, l'11 settembre 1683, nella battaglia di Vienna, i turchi perdono circa 15.000 uomini a fronte dei 2.000 dei cristiani. Mi invito a considerare questo aspetto, i turchi contro i cristiani. Non si potrebbe dire contro gli europei, no, dicono cristiani per una confusione che c'è ancora, ci torneremo tra poco, di considerare l'Occidente come l'Occidente cristiano e quindi i cristiani come emanazione dell'Occidente. Questo è importante per capire anche le ragioni della persecuzione dei cristiani. Comunque questo è il primo dato, cioè il primo aspetto di inferiorità, l'inferiorità militare. L'Islam comincia a perdere contro l'Europa, che si fa sempre più forte sotto il profilo militare. Il secondo aspetto fondamentale che ha rovinato in qualche modo il Medio Oriente del XX secolo è l'accordo segreto di Sykes-Picot, siglato nel 1916, un accordo segreto firmato tra Francia e Gran Bretagna, in cui si spartiscono letteralmente il Medio Oriente, ne ridisegnano i confini. Guardate i confini che vengono ridisegnati, sembrano fatti appunto con il righello, si dividono letteralmente le zone di influenza, ridisegnano i confini per smembrare l'impero ottomano che allora stava dominando. Un patto, se vogliamo, scriteriato, tanto che addirittura un colonnello inglese che era andato giù in Medio Oriente, quando si accorge della follia che stavano facendo le proprie nazioni, la propria nazione decide di combattere contro l'Inghilterra. Si chiamava Thomas Edward Lawrence, noto e più come Lawrence d'Arabia. Quindi, tanto che questo accordo è rimasto così tanto nella mente di certo Islam radicale che al-Baghdadi cita questo accordo nel suo discorso nella moschea di Mosul, e infatti lui si ripropone come colui che riscriverà i confini dopo l'accordo di Sykes-Picot. Però il secondo aspetto di inferiorità che è bene sottolineare è quello dell'inferiorità politica, cioè è un passaggio in più. L'Islam non comincia solo a perdere a casa nostra, come dire, in Europa, ma cominciano a perdere anche a casa loro, si sentono colonizzati, non si sentono più liberi e padroni a casa loro. Questo è il secondo aspetto, l'inferiorità politica da cui vengono a un certo punto soggiogati. Il terzo aspetto, su cui al-Baghdadi naturalmente fa leva, ed è forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è proprio l'abolizione del califfato. Perché il califfato esiste, sorge nel 632 e si sviluppa e rimane, diciamo, con tutti i distinguo del caso, fino al 3 marzo 1924. Era stato già distrutto il primo califfato Umayyad nel 1258 ad opera dei mongoli, ma poi, a parte quella breve parentesi, poi i mongoli si convertono all'Islam, a parte quella parentesi, il califfato resiste fino al 3 marzo 1924. Quando Kemal Atatürk, il padre della nazione turca, a un certo punto si accorge di un aspetto, si accorge appunto di questo
di questa inferiorità, no? Di questo Islam che comincia a perdere nei confronti dell'Europa, di un modello laico e vincente, e allora comincia a dire bisogna avvicinarci a quel modello lì, bisogna in qualche modo modernizzare l'Islam. E quindi che cosa fa? Fa abdicare l'ultimo califfo, il 101° successore di Maometto, che era Abdul Megid II, lo vedete nella foto in basso, lo caccia, lo depone, lo fa cacciare dalla Turchia, e assieme a questo aspetto, cioè assieme all'abolizione del califfato, adotta una serie di provvedimenti che il mondo islamico più radicale naturalmente percepisce subito come provvedimenti sacrileghi, tra cui appunto la Sharia smette, cessa di essere la legge che governava il califfato, cioè diventa, il codice civile viene fatto sulla base del codice civile svizzero, quello penale sulla base di quello italiano. Il venerdì non è più il giorno di riposo, era il giorno sacro dei musulmani, diventa la domenica, cioè il giorno di riposo dei cristiani. Sono tutte delle procedure, dei provvedimenti che Ataturk sceglie di adottare per avvicinare la Turchia all'Europa, per avvicinare l'Islam alla modernità. Perché? Perché c'è un distinguo importante, una precisazione importante da fare. La Sharia, che è la legge islamica, non prevede una separazione tra il piano civile e quello religioso. Cioè, vi faccio un esempio, se noi, Italia, che siamo un paese con una tradizione cristiano-cattolica, non ci sogneremmo mai oggi di arrestare qualcuno perché non rispetta il digiuno o l'astinenza durante i venerdì di Quaresima, nei paesi dove vige la Sharia, come l'Arabia Saudita, chiunque può essere arrestato, sia cristiano o musulmano, non importa, può essere arrestato se non rispetta il digiuno in luoghi pubblici durante il Ramadan. Ecco, questa è un po' la differenza tra il modello di laicità positiva che si è venuto a creare in Europa e quella che invece la Sharia, cioè la legge islamica, nei paesi dove vige appunto l'Islam più radicale. Rispetto a quest'ultimo provvedimento, naturalmente nascono dei movimenti integralisti su cui al-Baghdadi naturalmente fa leva per portare avanti il suo progetto politico. Alcuni nascono in realtà ben prima, perché appunto vi ho detto questo senso di frustrazione, questo desiderio di risveglio dell'Islam comincia a nascere dopo Lepanto, quindi insomma erano dei secoli che stava maturando la rabbia musulmana, no? Questo è un termine che ha dato Bernard Lewis, un grande analista del Medio Oriente, lui ha scritto un libro che si chiama Alle radici della rabbia musulmana. Quindi ci sono dei movimenti integralisti, in particolare, ecco, è interessante il movimento salafita, perché il movimento salafita trae la sua origine da una parola araba, il nome viene da una parola araba che significa, che è salafia. Salafia ritorna, significa letteralmente ritorno alle origini, ritorno agli antenati. Ritorno a che cosa? Ritorno appunto al califfato che vi ho fatto vedere, cioè ritorno a quando l'Islam era grande, quindi ai primi secoli dopo la morte di Maometto. Allora, qui si gioca la più grande lotta del XX secolo, che è interna all'Islam, tra chi come Ataturk, che per certi versi alcuni rappresentanti del partito Ba'at, che è un partito laico, Bashar al-Assad, Saddam Hussein, vogliono modernizzare l'Islam, cioè avvicinare gli stati a un modello di laicità positiva, e chi invece come i Wahhabiti, i salafiti, i fratelli musulmani, vogliono invece islamizzare la modernità. Questa è la grande lotta che si verifica all'interno dell'Islam oggi, che dobbiamo assolutamente tenere presente, perché sennò non capiamo quello che sta accadendo. Perché è vero, ci sono stati attentati a Bruxelles, a Parigi, ma prima di Parigi a Beirut sono morte 40 persone per un attentato terroristico, cioè gli attentati non riguardano solo l'Europa, ma anzi riguardano maggiormente anche il Medio Oriente. Perché? Perché c'è questo grande scontro tra sciiti e sunniti, ma anche tra queste due fazioni, che oggi al-Baghdadi, come dire, vuole incarnare con una violenza che non ha precedenti, ecco, in quei paesi. I fratelli musulmani nascono nel 1928 sulle rive del canale di Suez e nascono con un obiettivo fondamentale: restaurare il califfato. Quindi c'è dal 24 un certo mondo islamico che vuole restaurare il califfato, ed è a quel mondo che al-Baghdadi parla, e a quel mondo che al-Baghdadi cerca degli alleati per portare avanti questo progetto di Stato islamico. Dentro questa situazione, naturalmente, c'è anche un aspetto che ci ha riguardato, ne hanno parlato molto, c'è anche l'aspetto delle persecuzioni dei cristiani. Ecco, questo simbolo, molti l'avrete già visto, è un simbolo che in Occidente
è diventato presto un simbolo di solidarietà davvero internazionale, ma prima di essere un simbolo di solidarietà era un marchio di infamia, perché appunto con l'arrivo dell'ISIS ci siamo accorti che effettivamente in Medio Oriente sopravvive una piccola minoranza di cristiani che sono cristiani arabi. Non tutti gli arabi sono musulmani, c'è una piccola minoranza. In Medio Oriente erano 10 milioni su 450 milioni prima dell'inizio di questo fenomeno. Oggi è difficile dare statistiche perché tanti sono scappati, quindi bisogna che finisca un attimo questo fenomeno prima di poter dare dei numeri che siano credibili. E questo simbolo, che è una lettera, la N araba di Nasrara, significa Nazareno, cioè cristiano, ed è un simbolo che al-Baghdadi decide di far marchiare sulle case dei cristiani di Mosul appena arriva. E lo fa perché lui conosce bene quello che è l'Antico Testamento, la storia della Bibbia, e sa che cosa è accaduto agli ebrei la notte di Pasqua, no? Lo sappiamo tutti, perché cosa succede quando l'angelo dice a Mosè di marchiare le case degli ebrei col sangue dell'agnello, perché dice: sulle case dove io vedrò il sangue, marchiato il sangue, io passerò oltre. Infatti Pasqua, Pesach in ebraico, significa proprio passare oltre, la notte in cui il Signore è passato oltre. Ecco, al-Baghdadi gioca questo simbolo in una chiave diametralmente opposta. Lui fa marchiare le case dei cristiani con questo simbolo, ma dice: quando io vedrò questo simbolo su queste case, io non passerò oltre, e allora le scelte che avrete saranno o la conversione forzata all'Islam oppure la morte. E infatti è per questo che in quella notte, quando al-Baghdadi arriva, tantissimi cristiani scappano e vanno a rifugiarsi nel Kurdistan iracheno. Questa è una mappa delle persecuzioni religiose nel mondo aggiornata. Vedete che il Medio Oriente è in assoluto la zona del mondo, assieme all'Eritrea e alla Corea del Nord, dove i cristiani vengono maggiormente perseguitati. Ma perché oggi i cristiani subiscono questo tipo di persecuzione in Medio Oriente? Forse l'ISIS è ancora un fenomeno un po' a sé stante, ma c'è da dire che la persecuzione, la discriminazione dei cristiani da parte dell'Islam radicale è un fenomeno che è sempre stato noto negli stati dove vige un Islam radicale. Allora, in parte ho provato a spiegarvelo leggendovi parte del trattato del verbale della battaglia di Vienna. Ma vedete, se vedete quella foto, è emblematica, perché c'è Obama che giura sulla Bibbia. E ovviamente loro considerano l'Occidente ancora l'Occidente cristiano. Perché? Perché se la Sharia non prevede una distinzione tra quello che è il piano civile e il piano religioso, allora l'appartenenza a uno Stato indica per forza anche un'appartenenza religiosa. Il Medio Oriente è l'unica zona del mondo dove la propria religione deve essere scritta anche sulla carta d'identità. Non ci sono gli atei in Medio Oriente, cioè ci sono, ma in realtà non ci sono, perché se tu ti professi ateo, scrivono sulla carta d'identità la religione di tuo padre. Questo per mandare avanti, per conservare insomma l'identità religiosa. Comunque il motivo per cui i cristiani vengono anche perseguitati è perché non vengono considerati come arabi, ma come occidentali. Vengono considerati occidentali, ed è questo il motivo per cui quasi un anno fa sui giornali continuava il refrain di al-Baghdadi, in cui diceva: prenderemo Roma. Ma prenderemo Roma perché? Perché Roma non è solo la capitale della cristianità, ma in quanto capitale della cristianità è anche capitale dell'Occidente. Nell'ultimo video che ci hanno fatto vedere, quando i 22 copti venivano decapitati sulle spiagge libiche, gli ultimi frame mostravano il sangue dei cristiani che andavano, un sangue che andava nel mare che avrebbe toccato presto le coste di Roma. Questo veniva fatto come minaccia. Vi dico due parole sul ruolo dell'Occidente. In realtà sono due, perché l'Occidente ha fatto poco in questi anni, ha fatto poco e solo per degli interessi che non sono assolutamente filantropici, ma sono interessi economici. Facendovi vedere questa foto, che secondo me è molto emblematica, la foto di un soldato americano che qualche anno fa, appunto, assieme a tantissimi altri, diede vita a una polemica che in America ebbe un eco straordinario. Era il momento in cui Bashar al-Assad, il dittatore della Siria, il momento in cui Obama stava decidendo di attaccare Assad in Siria, il dittatore, no? Che a quell'epoca stava combattendo contro al-Qaeda, combatte tuttora.
Che cosa succede? Tantissimi di questi soldati sono fatti queste foto, questi selfie, in cui scrivevano: non mi sono arruolato nella marina americana, l'esercito, l'aviazione, per combattere assieme ad Al-Qaeda nella guerra civile siriana, quando allora attaccare Assad significava allearsi con l'organizzazione di cui il ricercato numero uno al mondo era Osama Bin Laden, che era quello che governava Al-Qaeda. Cioè, si erano data vita a una serie di contraddizioni che durano ancora oggi, che in realtà forse si riescono a spiegare solo nell'ottica di una guerra fredda. Perché Obama voleva attaccare a tutti i costi Bashar al-Assad? Perché Bashar al-Assad era ed è attualmente difeso da chi? Dalla Russia di Putin. Ecco, questo per dirvi che è solo un flash, per dirvi che effettivamente ci sono degli interessi che sono assolutamente internazionali, che superano la Siria e l'Iraq e che vedono il Medio Oriente come un teatro di interessi che hanno a che fare con tutto tranne che con il bene della popolazione che in Siria vive in una guerra che sta durando ormai quasi più della Seconda Guerra Mondiale. Chiudo su questa parte. Ci sono evidentemente alcuni nodi, no, da sciogliere, perché c'è anche la jihad in Europa, no? Questa guerra santa che si sta combattendo anche qui. Abbiamo appunto, siamo reduci dall'attentato di Bruxelles, e allora innanzitutto vorrei fare un inciso, cioè che non si tratta tanto di una guerra tra noi e loro, come ho cercato di spiegarvi, non è uno scontro di civiltà tra cristiani e musulmani. Loro vorrebbero portarci lì, ma è innanzitutto una guerra all'interno dell'Islam e una guerra all'interno soprattutto dei sunniti e degli sciiti, che è un conflitto che va avanti da 1400 anni. La Siria e l'Iraq erano gli unici paesi del Medio Oriente dove c'era una piccola presenza ancora di sciiti, che sono il 15% di tutto il mondo islamico. E il secondo aspetto molto interessante è quello che ha sollevato, secondo me, Benedetto XVI in un discorso magistrale, che era il discorso di Ratisbona 10 anni fa, in cui, citando Averroè, disse, chiese di rileggere il Corano, di riconciliare fede e ragione, citando proprio Averroè, che era un filosofo musulmano, insomma, per fare in modo che il testo sacro non possa più essere strumentalizzato. Perché il problema non è al-Baghdadi e la sua potenza militare, quella potrebbe essere distrutta nel giro di poco. Il problema è fare in modo che nessuno più possa strumentalizzare un testo sacro per portare avanti un progetto politico e terroristico. Questo è parte di un dialogo tratto dopo il discorso di Lisbona tra un professore musulmano, Tofik, che diceva proprio a Benedetto XVI, lo ringraziava: grazie per averci ricordato Averroè e la sua coraggiosa lotta per riconciliare la fede e la ragione. Benedetto XVI gli dà una risposta che secondo me è straordinaria, seppur semplice. Gli dice semplicemente: e allora lo dica ai suoi, cioè parlatene, che cominci all'interno del vostro mondo un dibattito per rileggere il Corano, per riconciliare la fede e la ragione, perché sennò noi potremmo distruggere l'ISIS nel giro di 1, 2 o 3 mesi, ma se non risolviamo il problema che sta alla base, l'ISIS potrebbe rinascere tra 5, 10, 20 anni con un altro nome e magari ancora con più forza. Questo non posso non raccontarlo. È secondo me un incontro straordinario che dice tanto anche a noi, che magari non abbiamo a che fare tanto con il Medio Oriente, ma oggi è il Medio Oriente che ha sempre di più a che fare con noi. In che modo? Con tutti i profughi che arrivano e che toccano le nostre coste perché fuggono da guerra e persecuzioni. E allora noi sempre di più abbiamo a che fare oggi con persone che sono diverse da noi per cultura e per religione, e su cui magari a volte abbiamo paura. Perché? Perché l'obiettivo dei terroristi è proprio quello di farci paura attraverso gli attentati, di non fidarci del diverso, di non fidarci del musulmano. Allora io su questo cito sempre quello che è accaduto tra San Francesco e il Sultano, il nipote del Saladino, Malik el Kamil, che nel 1219, durante quell'incontro, era il leader dei musulmani. I musulmani allora si combattevano, eravamo nelle crociate, cristiani e musulmani si combattevano atrocemente. San Francesco nel settembre del 1219 sceglie di andare a incontrare il sultano. Che cosa si siano detti non lo sappiamo, le fonti storiche sono poche. Io una volta però ne ho letta una che mi ha impressionato, quindi racconto sempre quella perché mi piace pensare che sia andata così, e secondo me dà veramente un'indicazione di metodo preziosa per tutti noi.
Pare che San Francesco, rivolgendosi al sultano prima di parlargli di Gesù e di tutte queste cose religiose, tra virgolette, gli abbia semplicemente fatto guardare alla bellezza della luna. Il sultano, guardando la luna, si è stupito di due cose. La prima, appunto, della bellezza della luna piena del Medio Oriente, e la seconda si è stupito del fatto che San Francesco era in grado di stupirsi della stessa cosa che aveva colpito lui. Cioè, il sultano e San Francesco nel 1219 si incontrano su un terreno a cui la filosofia greca tanti anni prima aveva già dato il nome di cuore, cioè quel terreno comune su cui davvero è possibile l'incontro, tanto che il sultano arriva a dire, no, idealmente, a San Francesco: anche tu che sei un cristiano puoi essere un bene per me, perché desideri la stessa cosa che desidero io. E quell'incontro ha prodotto molto di più di quello che avevano prodotto le crociate negli anni precedenti, perché permette a San Francesco di concludere il suo pellegrinaggio a Gerusalemme e gli permette di stare lì con i frati che l'avevano accompagnato. Quello è stato l'inizio della custodia di Terra Santa, un'istituzione che poi è stata approvata ufficialmente dalla Chiesa Cattolica nel 1342, e sono i frati francescani, per cui io lavoro ancora oggi, che stanno a custodire proprio i luoghi della redenzione dal 1219, da quell'incontro tra San Francesco e il sultano. Rubo adesso nell'ultima parte, nell'ultimo quarto d'ora, spero che in parte, insomma, si sia capito il percorso che ho tentato di farvi fare, ma non tutto, perché se avete capito tutto vuol dire che non è stato un buon incontro. Spero ci siano state tante domande, perché io più vado in Medio Oriente e meno capisco di Medio Oriente, però quello che è bello è che ho sempre il desiderio di approfondire di più certi aspetti che, insomma, che sono veramente davvero misteriosi, insomma, una terra, la terra delle nostre origini comunque culturali e di fede, la terra dove è nato il cristianesimo e dove oggi purtroppo rischia di scomparire. Negli ultimi 15 minuti vi racconto un po' quello che è stato il mio viaggio in Siria. Sono stato negli ultimi 10 giorni, sono tornato venerdì sera e sono andato in Siria per visitare le città di Damasco e Aleppo, in particolare quello che stanno facendo i frati francescani per aiutare la popolazione. Naturalmente la Siria è un paese devastato sotto ogni profilo, cioè ogni persona che incontrate potrebbe raccontarvi una storia di sofferenza e di dolore, ma tante altre anche possono raccontarvi storie di speranza e di fede, che è quello che cercherò di fare io adesso. Allora, ecco, sono stato durante la Pasqua, ho vissuto la Pasqua ad Aleppo. Queste sono delle immagini della Via Crucis. Mi ha impressionato fare questa foto, perché alla Via Crucis del Venerdì Santo ad Aleppo c'erano quasi 1500 persone, alla Veglia di Pasqua ce n'erano quasi 2000, di ogni confessione. Cattolici, ortodossi, anglicani, protestanti, cioè c'era proprio un ecumenismo di sangue sentito. Perché? Perché tante chiese ormai sono distrutte, quindi la parrocchia latina, che è la parrocchia il cui parroco è padre Ibrahim al-Sabag, è diventato un punto di riferimento per tutta la città. Ed è impressionante, perché sì, andando lì sentivano le bombe, lo scoppio delle bombe che cadevano a pochi metri di distanza, e comunque la gente rischiava ancora la vita per andare a partecipare ai gesti del triduo. Io ero ospite proprio del convento di padre Ibrahim, e effettivamente la linea di confine che ci divideva dall'ISIS e da al-Nusra, che è la filiale di Al-Qaeda in Siria, era davvero a pochi metri. Questa è un po' la situazione di Aleppo oggi. Vedete la parte in verde, quella controllata dal regime, la parte in bianca, la parte bianca e grigia controllata dai ribelli, e poi la parte in arancione, quella controllata invece dall'ISIS, che però si è comunque infiltrato in qualche quartiere. Vedete che Aleppo ormai è fatto quasi come una spirale, cioè le linee di confine sono molto precarie e cambiano di giorno in giorno. Io ho conosciuto un signore che aveva tre case ad Aleppo, un signore molto ricco, e gli hanno distrutto tre case, perché ogni volta si spostava fuori dalla linea di confine, che però poi veniva conquistata, e quindi ogni volta gli distruggevano la casa. Quando gli ho chiesto, insomma, come stavo, gli ho detto: io devo, nella mia vita devo solo ringraziare Dio perché sono vivo. Aveva perso tre case e la moglie.
Questa è la situazione di Aleppo. Ecco, questo è il giro delle cinque chiese. Il Venerdì Santo ad Aleppo c'era una tradizione, quella di fare il giro delle sette chiese. In ogni chiesa di confessioni diverse, in ogni chiesa poi i Boy Scout, i parrocchiani davano un santino per ricordare. Era una tradizione che veniva portata avanti da tantissimi anni, una tradizione che non si può fare più, perché delle sette chiese, delle diverse confessioni, ne sono rimaste in piedi solo cinque. Quella che vedete nella seconda foto in alto è una chiesa distrutta, è la chiesa maronita, che è assolutamente inutilizzabile, perché si trova in una zona controllata dai ribelli. Noi siamo andati in un momento tranquillo della giornata, quando ancora non erano iniziati i bombardamenti, però insomma tanto tranquillo non era, perché dopo qualche minuto è arrivato un soldato dell'esercito regolare di Assad. Noi eravamo nella parte governativa, la parrocchia di Padre Ibrahim è qua comunque sulla linea di confine, è venuto a chiamarci dicendo: guardate, spostatevi perché siete a tiro di cecchino, e quindi siamo spostati. Vedete quella invece, l'immagine a sinistra, è una delle statue della Madonna che sono state distrutte dai mortai dei ribelli, e nelle altre foto vedete insomma un po' di distruzione. In basso a destra vedete un missile che è caduto, che è rimasto lì. Comunque immaginatevi, ecco, che Aleppo in tantissimi quartieri è così. Ecco, questa invece è la città di Homs, una città che è stata distrutta 3 anni fa, dove c'erano gli islamisti che poi il governo ha distrutto, ed è una città fantasma, una città dove ci sono pochissime persone in una zona, ma completamente abbandonata. I palazzi che non sono stati distrutti, come l'ultimo che vedete qui alla mia destra, è comunque abbandonato, cioè non ci abita più nessuno. Non ci abita più nessuno perché in Siria il problema più grande non è tanto il cibo e l'acqua, cioè quello tutto sommato si può anche recuperare. Il problema è che in Siria, in tantissime zone, manca la vita, manca il lavoro, l'industria si è fermata. E se voi chiedete alle persone qual è il problema più grosso, vi dicono: io non faccio niente, cioè il mio problema è che io sono inutile. Questo è il vero problema. E se tu ti senti inutile perché non lavori, allora poi ti lasci morire. Ci sono tante persone, abbiamo conosciute, magari malate anche di cancro, che decidono di non farsi curare, che decidono di lasciarsi morire. Perché? Perché se anche si curano e poi non fanno più niente nella loro vita, percepiscono la loro vita come inutile. E quindi uno dei grandi lavori è anche quello di far un po' ripartire, dare un po' di attività, di far sorgere nuove attività imprenditoriali per farli lavorare, per dare una dignità, un futuro a queste persone. Questa invece è una storia incredibile, di due marito e moglie che abbiamo conosciuto ad Aleppo. Vedete questi due bambini non ci sono più, perché questa foto di qualche anno fa ce l'hanno mandata. Questi due bambini non ci sono più perché un giorno stavano giocando sul balcone di casa loro e a un certo punto è arrivato un missile che ha mandato in frantumi il balcone e in pezzi loro. Noi abbiamo parlato con la madre e insomma ci ha raccontato che la scena del funerale, lei gli avevano messo, non sapeva che i bambini erano distrutti, cioè andava a prendere, cercava di alzare la bara per dare l'ultimo bacio a questi bambini, ma nella bara non c'erano più bambini, c'erano i pezzi. Però che cosa incredibile, che quando lo raccontava e sorrideva, faceva vedere l'ultimo figlio che gli è nato e che ha deciso di chiamare Angelo, perché ha detto: questo è stato un angelo che il Signore ci ha mandato quando non pensavamo più di avere una speranza nella nostra vita. Un bambino che all'inizio non volevano, ma che dopo un percorso di fede, dice: noi nella carità che abbiamo sperimentato da parte dei frati, da quelli che ci stanno vicini, abbiamo sperimentato davvero la misericordia di Dio, abbiamo iniziato a voler bene a questo bambino. Questo è un segno di carità che genera veramente una vita diversa lì in Siria. Io, parlando con Ibrahim, gli ho chiesto: ma di tanti cristiani che diventano musulmani perché devono salvare casa, lavoro e famiglia, perché sennò vengono uccisi, non c'è qualche esempio bello che mi puoi raccontare di invece di musulmani che diventano cristiani? Lui mi ha detto: guarda, te lo dico, però non scriverlo perché è pericoloso. Però siccome non mi ha detto che non lo posso raccontare, lo racconto sempre perché è straordinario. Lui mi ha detto: guarda, sì, sono sempre di più. Ha detto: perché noi aiutiamo tutti. Cioè, e loro ci chiedono: ma voi come fate? Cioè, come fate?
come fate a essere capaci di una carità così vera, così gratuita? Noi vogliamo sapere come fate, chi è che rende possibile una carità così gratuita? A questa domanda danno una risposta e tanti scelgono di farsi battezzare o di battezzare i propri figli. Questo per dirvi che non per fare i numeri di chi si converte al cristianesimo o chi si converte all'Islam, ma per dirvi che solo davvero la misericordia è la vera reazione al male, no? Come ha scritto qualcuno di recente. E questo cambierà la storia della Siria e del mondo, perché sta cominciando già a cambiare i cuori delle persone che vivono lì in Siria. E davvero non avrà mai fine. Abbiamo visitato anche alcune opere di carità dei frati. La prima è una casa di riposo per anziani, quelle statali ormai non esistono più, è anche un centro per sordomuti fondato da due famiglie di focolarini che prima avevano 8 bambini, ora dopo con la guerra ne hanno 24, perché l'unico centro per sordomuti del governo è stato chiuso perché doveva essere trasformato in una prigione. E allora 400 sordomuti si sono trovati all'improvviso per strada, non sapevano dove andare e si sono trovati così ospitati da questo nuovo welfare state che di fatto è stato creato un po' dalla carità cristiana. Questi sono i volti dei parrocchiani di Aleppo, dei volti incredibili, umanamente non spiegabili. Infatti io all'inizio pensavo, andando giù, dicendo, beh certo che, siccome era il Triduo, era il Venerdì Santo, dicevo, beh questi certo che la croce di Cristo la portano bene. E invece guardando ho detto, no, non è possibile, non sono loro, non sono i loro occhi. È proprio Cristo che aiuta a loro a portare la croce, perché sennò non è possibile. Non è possibile che uno che dopo che ha perso 3 case cominci a dire io ringrazio il Signore perché sono vivo. Quando io pensavo probabilmente io direi tutto, dopo aver perso tutto, sarei invidioso del bene degli altri, di quelli che dopo aver perso 2 figli ha detto ecco l'angelo che ci ha mandato il Signore, cioè di quelli che ancora ringraziano. Davvero è stato vedere poi 2000 persone a Pasqua, averli conosciuti, dico, ecco, ho capito anche perché continuano a rimanere lì, cioè perché è possibile rimanere lì. Una delle più grandi domande che mi sono fatto quando ero a Gerusalemme, in Terra Santa, che ho vissuto in Terra Santa, era proprio di dire, ma perché i cristiani rimangono lì? E a questa domanda mi ha risposto una bambina che ha vissuto 2 bombardamenti nella sua vita. Il primo era da sola in casa, purtroppo, e quindi ha subito dei traumi, tanto che ogni volta che sento un missile mi raccontano si fa la pipì addosso perché ha subito questo trauma che si sta portando avanti. Durante il secondo bombardamento però abbraccia la madre era in casa e l'abbraccia, stanno abbracciati tutta la notte a dire il rosario. Alla fine del bombardamento, quando finalmente è mattina, la bambina si stacca dalla madre e le dice, mamma, sai che questo è stato il pericolo più bello di tutta la mia vita. È stato impressionante perché non ha detto ho smesso di avere paura, no, perché c'era la paura, c'era il pericolo, c'era il rischio, c'era la paura di perdere tutto, però c'era il pericolo e c'era anche la madre, cioè c'era qualcuno che la abbracciava in quel momento, una presenza fisica, che la abbracciava e le diceva e le permetteva di essere lieta in quel momento lì, lieta ultimamente felice dentro un pericolo gigantesco che era quello di perdere casa, vita e tutto, però era contenta. Io l'ho capito andando lì, che cosa tiene i cristiani della Siria e del Medio Oriente incollati lì. Ed è stato veramente una fonte di conversione personale anche per me, che ero andato appunto lì per lavoro, ma come sempre quando uno vede delle persone così ultimamente liete nella guerra, dico io non lo so, io non so com'è possibile, ma di chi sono davvero quegli occhi. Io voglio essere così, perché davvero questa è la vera reazione al male, è una vita diversa che suscita domande a tutti gli altri che invece si fanno la guerra, ma quando vedi questa bellezza non puoi domandarti qual è l'origine di questa bellezza, di questa vita diversa.
appunto il fatto che Jerry è proprio tirato dentro in quella leggenda. Non si sente già lì? Questo applauso dice tutto, perché si è proprio coinvolto dentro quello che ha studiato e quello che ha vissuto, perché è interessante la unità tra queste due cose. Facendo delle domande, posso fartene una subito? Da dove nasce tutta questa passione per la vicenda storica del Medio Oriente? Diciamo che io non ho mai, nei 3 anni in cui ero a Gerusalemme, non ho mai studiato una riga di Medio Oriente. Paradossalmente ho iniziato a studiarla dopo, perché mi mancava non essere lì, e soprattutto avendo conosciuto delle persone, degli amici, ho voluto capire qual è l'origine della vita di queste persone. Cioè, e molto semplicemente mi sono appassionato alla storia, sì, perché mi è sempre appassionato la storia, ho studiato storia all'università, quindi avevo già un'inclinazione, però volevo capire di più qual è l'origine, come dire, dei miei amici, della terra dei miei amici. Molto semplice. Domande, sì, delle domande. Possiamo dire così, ci sono tantissimi interessi economici dietro questa guerra, sia dietro il fenomeno dell'ISIS che dietro questo scontro tra Russia, America, eccetera, eccetera, perché effettivamente la domanda è interessante, la guerra senza le armi non si fa, e vi dirò uno scoop, ma in Medio Oriente le armi non si producono. Di certo non si producono gli AK-47, insomma altri tipi di missili che vengono prodotti in Occidente. Quindi da una parte c'è questo problema, c'è il problema che qualcuno vende le armi, ok? Da un'ispezione dell'ONU di un anno e mezzo fa è venuto fuori che effettivamente queste armi vengono fornite ai signori della guerra del Medio Oriente da Francia, da Russia, da America e dalla Cina. Si tratta di aziende private, naturalmente non ci sono i governi dietro, però sicuramente per esportare delle armi il bollo dello Stato, no, l'approvazione dello Stato ci deve essere. Quindi da una parte c'è questo interesse da parte di tante aziende che vendono armi di continuare ad alimentare la guerra, e poi naturalmente ci sono altri interessi collaterali legati per esempio alla vendita del petrolio. Chi ha il motorino sa benissimo che il prezzo della benzina negli ultimi mesi è diminuito drasticamente. Perché? Perché l'ISIS vendeva all'Occidente i barili di petrolio a 37 dollari, prima era 70-80 dollari al barile, e quindi naturalmente c'è stata una drastica discesa del prezzo della benzina, perché hanno cominciato a farsi concorrenza. Da ultimo, ma non da ultimo, per esempio c'è anche il contrabbando archeologico. No. Abbiamo visto tutti la distruzione di Palmira, ma non ci hanno fatto vedere che alcune statue che non sono state distrutte in realtà sono poi state vendute, certo non ai mecenati di Gaza o dell'Eritrea, che non sono molto ricchi, però appunto tante statue sono state vendute in Occidente, okay, hanno distrutto le altre per far aumentare il valore delle statue che hanno venduto. Cioè ci sono tutta una serie di interessi economici che comandano la politica e quindi comandano anche la guerra. Purtroppo, fino a quando appunto non perché anche gli interessi di Putin, cioè non sono, Putin non è un filantropo, cioè non si è ritirato dalla Siria per filantropia, fa degli interessi personali. Ora che poi questi interessi personali a volte possano in qualche modo coincidere con gli interessi di tutti è un discorso, però il problema è che noi in Medio Oriente, insomma, sono un bel po' di anni che non ci curiamo tanto del destino e della sorte di quei popoli.
Ecco, direi così se ti ho risposto un po'. Dell'odio che hanno loro, cioè il califfato contro l'Occidente, che loro suppongono che sia tutto cristiano. Però quello che non capisco è perché, se hanno questo odio verso l'Occidente, comunque loro reclutano ragazzi dell'Occidente per farne strumento e combattere l'Occidente. Perché quelli che reclutano sono musulmani. Alcuni sono musulmani convertiti. Abbiamo avuto in Italia l'anno scorso 5.000 conversioni dal cristianesimo all'Islam, più o meno. Di questi 60 sono andati a combattere con l'ISIS. Che cosa trovano di affascinante? Sicuramente una proposta radicale, mentre purtroppo qui da noi è difficile trovare una proposta che li convinca, che gli riempie la vita. Poi quando sei convertito, che incontri una cosa grande, sei subito molto entusiasta e ci daresti la vita. E quindi loro li pescano su questi... fanno leva su queste corde. Pensate che addirittura per reclutare i teenager il califfato si è inventato un gioco. Molti di voi penso che lo conosceranno, io lo conoscevo, giocavo la prima versione, che è Grand Theft Auto. Io giocavo ancora la versione in 2D, adesso ci sono versioni molto più evolute. Hanno creato questo gioco che si chiama Grand Theft Innocence, dove c'è, al posto di quello che deve rubare le macchine, c'è il Mujahideen che deve andare a sgozzare gli infedeli. Questi sono dei giochi che loro fanno, distribuiscono attraverso i social network, attraverso questi canali, questi profili che vengono creati ogni giorno, che vengono cancellati, vengono ricreati per creare adepti, perché poi è una cosa che ti prende. Il primo video che abbiamo visto, che ci hanno mandato, di Jihadi John, no? Che aveva decapitato il primo ostaggio americano, è stato emblematico, perché poi su Guardian il giorno dopo erano venute fuori tantissime interviste di ragazzine, no? Britanniche, ma convertite all'Islam, che dicevano: voglio essere io la prima donna a sgozzare un infedele. Ma questo è proprio un reportage che avevano fatto a Londra, no? di tante ragazze che dicevano: io voglio farlo anch'io. Io ho un dubbio, forse rimane su un dubbio, ma mi sembra giusto spiegarlo. E noi abbiamo, ed è noto più o meno a tutti, quali siano i motivi con i quali Elisa porta avanti la sua lotta per la conversione e tutto questo che abbiamo detto. Ma io mi chiedo ogni tanto, ma il califfo, oltre i motivi economici che lo possono muovere, lui ha un'idea, non so come spiegare bene, lui è convinto dei motivi che porta avanti e usa a modo di propaganda o semplicemente... Cioè, se è convinto lui? Esattamente. Non lo so. Cioè, una purtroppo nessuno è riuscito a intervistarlo, anche se qualcuno è riuscito con Bin Laden, con al-Baghdadi ancora nessuno. Io sono convinto che lui stia usando l'Islam, in realtà, per cui non so in realtà quanto religioso sia. Infatti al-Baghdadi è interessante, non l'ho detto, di solito lo dico, ma quando era giovane veniva considerato un ignorante in fatto di Islam, cioè non aveva doti da predicatore. E anzi, era molto noto perché giocava molto bene a calcio, quindi la gente lo chiamava Messi, cioè, capito, per dirvi che, cioè, è uno che si improvvisa imam, ok? Ma era un calciatore, lui non so quanto possa essere convinto delle cose, sa benissimo, perché non è stupido, che però su alcuni pretesti lui può far leva e che li usa. È quello che dico, cioè, poi che ci sia un problema all'interno della strumentalizzazione del testo sacro, dell'Islam, su cui possiamo riflettere, su cui magari il mondo musulmano può riflettere, secondo me è doveroso che lo faccia, ok, però appunto sulla personale fede di al-Baghdadi io nutro dei dubbi. Io volevo sapere come il califfato gestisce la cultura e l'arte, anche ripensando a quanto di recente messo in Palmira, ma non solo riguardo all'archeologia Palmira, in generale come gestisce, come fa conoscere arte e cultura anche islamica ai suoi membri, anche ai cittadini. Sì, l'ISIS ha come obiettivo quello di distruggere la memoria.
nella cultura e nell'arte, per cui sicuramente non ha interesse a preservare quella che è la cultura, ma nemmeno l'arte islamica, perché ci sono state, cioè io ho visto in Siria tantissime moschee, soprattutto moschee sciite, distrutte, ma anche sunnite, cioè non è, da questo punto di vista, cioè uno Stato che è totalitario, non ha come quello dell'ISIS, non ha interesse a preservare quello che ci hanno tramandato i secoli, perché vuole ricostruire l'uomo nuovo, no? Un uomo che obbedisca ai suoi dettami, alla sua legge, al suo modo di vedere l'Islam, che è una cosa a parte, per cui diciamo, non so se hanno prodotto già dei prodotti artistici, sicuramente quelli che hanno trovato in gran parte li hanno distrutti. Perché? Perché un luogo dell'arte è un luogo che racconta una storia, e la storia, insomma, ci insegna, soprattutto anche nel rapporto tra cristiani e musulmani, che insomma l'incontro è possibile, c'è stato, ce ne sarebbe da raccontare, insomma, con alti e bassi, però insomma anche un modello di integrazione è possibile, e quindi pericoloso per uno Stato totalitario che ha esclusivamente una sua idea. Secondo lei una guerra intrapresa per non perdere il patrimonio storico e artistico che è in mano all'ISIS, vale la pena? Una guerra intende una battaglia, una lotta in qualsiasi modo. Secondo lei è un principio che potrà rifondare, non so, una rinascita in questo campo artistico culturale in Europa? Sì, beh, io ero più dell'idea di fare una battaglia per salvare le persone. Poi ho visto che quando è stata distrutta Palmira, Hollande ha detto bisogna fermarlo perché bisogna evitare che venga distrutto il nostro patrimonio. Ho detto, beh, insomma, caro Hollande, siamo contenti che l'uomo non rientri in questo patrimonio che intende salvare. Quindi, no, va bene, io sarei, sì, per fare una battaglia per salvare tutto il patrimonio, quello storico, archeologico e umano, naturalmente. Il problema qual è che in questi paesi, quando fai una battaglia, devi garantire anche il dopo, perché anch'io pensavo il peggio possibile per Saddam Hussein. Il problema è che una volta cacciato Saddam Hussein c'è stato di peggio, ok? Per cui il Medio Oriente purtroppo è una zona dove bisogna ragionare in termini molto pragmatici. Il mio presidente su questo, lui è un bergamasco, per cui molto pragmatico, dice va bene, però bisogna ragionare in termini di alternativa. Se mandi via uno devi sapere chi metti dopo, perché se lasci l'instabilità poi c'è sempre qualcuno, no? Questo spettro dell'integralismo islamico che è pronto ad approfittarsi, no? Sempre dietro l'angolo, che è pronto ad approfittarsi di questa situazione. Vai. Secondo lei, nel nostro piccolo, cosa possiamo fare per combattere l'ISIS? Seconda domanda, cosa dovrebbero fare dai cannati? Sì, ti do la risposta che mi ha dato il vescovo di Mosul, Amel Nona, quando gli ho chiesto ma noi cosa possiamo fare, lui mi ha detto vivete bene quello che dovete vivere nel posto dove siete chiamati a viverlo. Questa è la risposta più grande che possiamo dare, perché è vero, cioè noi per due motivi, da una parte noi dalla loro testimonianza stiamo imparando, meno io personalmente sto imparando molto per quello che testimoniano loro a me, ma anche loro hanno bisogno di vedere in noi una testimonianza, perché il nostro bisogno è lo stesso. Loro non sono dei supereroi, no? Molto spesso pensiamo ai cristiani del Medio Oriente come dei supereroi perché sono dei fighi che devono stare in guerra, sono come noi. La cosa bella però è vedere che dentro quella situazione lì c'è qualcuno che agisce, cioè c'è una presenza buona che agisce, che possiamo riconoscere, allora diventa possibile anche per noi. Loro hanno bisogno di quello. Abbiamo bisogno di studiare bene, di lavorare bene, perché sennò abbiamo visto, cioè uno di quelli che è partito per andare a combattere nell'ISIS un anno fa e studiava in una scuola superiore di Cremona, poteva essere un vostro compagno di classe. No. Arriviamo a un livello tale perché c'è questo vuoto, ho detto vivete bene quello che siete chiamati a fare, e questa è la più grande risposta che possiamo dare oggi. Quello che dovrebbero fare i piani alti è un'ottima domanda, io davvero, cioè non... Più che altro collegato a quello che c'è, cioè questo è un altro spunto, perché quando togli il potere comunque c'è un bel pezzo di terra. Certo, no, io sono convinto che bisogna accompagnare questa popolazione.
senza però avere la presunzione di dire cosa è giusto, perché noi siamo arrivati alla democrazia con delle vicende anche dolorose dal punto di vista storico. C'è stato il secolo dei lumi, c'è stata la rivoluzione francese, di cui non è che si può dire benissimo, insomma, cioè ci sono stati una vicenda, la Porta Pia, cioè delle vicende storiche che ci hanno portato poi di fatto ad avere un modello di laicità positivo, delle vicende che loro non hanno ancora fatto e che non si possono creare dal punto di vista artificiale lì, bisogna accompagnarli in questo percorso. Però abbiamo visto che portare questa nostra posizione eurocentrica, democraticentrica, lì ha prodotto solo dei danni. Quindi c'è tempo per accompagnarli o bisogna, in modo molto cattivo, molto sfacciato, intervenire? Che è una cosa bella, non penso che qualcuno qua voglia una guerra, ma nessuno. Però cosa, in termini pratici, che poi anche lì ritorniamo sempre facendo una guerra, togliere un potere, è sempre tutto... Sì, cioè mi verrebbe da dire molto semplicemente interveniamo, però prima chiariamoci le idee di cosa vogliamo dal Medio Oriente, perché se vogliamo continuare la guerra fredda, vogliamo solo avere degli interessi politici, economici e vogliamo trarre solo del bene per noi da quella terra senza volerne per loro, come è stato Sykes-Picot, come sono state altri disastri nel corso della storia, dico vabbè, allora forse cioè, che cosa andiamo a fare? Chi andiamo a togliere? Per mettere che cosa? Per fare che cosa? Non lo so. Sarebbe interessante capire cosa stanno facendo oggi. Gianni, devono registrare. Sarebbe interessante capire, per rispondere a questa domanda, cosa stanno facendo in questo momento lì padre Ibrahim e gli altri parrocchiani della Chiesa cristiani. Cioè, loro stanno dando una risposta al problema della Siria, stando lì. Sì. Sì, sì, cioè da questo punto di vista sì, assolutamente, io sono convinto perché quella parrocchia, cioè quelle persone sono un'oasi di carità davvero dentro un deserto umano e si comincia da lì, ma non hanno la presunzione di cambiare nulla, né di convertire nessuno, perché Ibrahim ha detto, guarda, io non, cioè anche gli altri frati, noi non è che parliamo di Gesù con i musulmani o con gli altri. Noi viviamo solo ed esclusivamente quello che dobbiamo vivere. Se viene qualcuno da noi, lo aiutiamo, cerchiamo di rispondere ai bisogni. Sono andato a vedere le case che stanno cercando di ricostruire, le persone da aiutare, stanno cercando di far studiare le persone, perché ci sono 3.000 scuole chiuse in Siria, però i ragazzi devono studiare, perché se non studiano arrivano a 25 anni, non sono ancora diplomati, devono andare a fare il militare. C'è anche un altro problema, c'è il problema che devono andare a fare il militare, però l'esercito è corrotto, allora come si fa? Insomma, ci sono tutta una serie di problemi, però cioè dire, riescono a cambiare la situazione politica lì, perché innanzitutto, politica e sociale, perché innanzitutto il cuore di quelle persone sta cambiando, diventa contagioso, di una letizia che è contagiosa. E infatti c'erano dei musulmani alla messa di Pasqua, alla veglia di Pasqua, che entravano, guardavano incuriositi queste persone che riescono ad essere felici in una situazione di carica di contraddizione e di violenza come quella della Siria e di Aleppo in particolare, che è la città più colpita in assoluto dal conflitto. Secondo te cos'è che spinge una persona che comunque è nata o cresciuta in Occidente, come quelli di Parigi o come quelli di Cremona, che hai detto, ad arruolarsi? Non so, in parte credo di aver già risposto alla domanda precedente, cioè ripeto, secondo me c'è proprio un problema di che uno non trova più niente di affascinante qua, cioè nella proposta dell'Occidente, cosa trovi in Occidente che lo possa affascinare a tal punto da dare la vita? Dal di là trova un progetto che a quanto pare è diventato sempre più credibile, per cui uno può dare la vita, e se muori tu sai che un secondo dopo sei nel paradiso, per cui hai tutti i piaceri, hai tutti i beni e dai la vita per qualcosa che è più grande di te. C'è una radicalità che forse a livello di proposte in Occidente è venuta a mancare. Non riesco a spiegarmelo in un altro modo. Però d'altronde per me è stato così, cioè me lo riesco a spiegare perché questa è stata la mia esperienza, cioè ho trovato qualcosa nella mia vita di talmente affascinante che a un certo punto ho detto, caspita, io voglio dare la vita a una roba del genere.
all'incontro con, che è stato per me con Gesù. E penso che questo aspetto qui riguardi anche molto quello che fanno loro. Io vedo tantissime persone, mi capita appunto di girare tanto anche per le scuole, di gente che non è più affascinata da nulla, dicendo bene, questo secondo me è terreno fertile, perché in realtà i ragazzi hanno ho visto che hanno un grande desiderio, un grande dramma, cioè un grande vuoto non da riempire, ma un fuoco da accendere, come c'è scritto qua. Secondo lei, in questi paesi in Medio Oriente, ce n'è qualcuno in cui quello che è a capo, diciamo così, nonostante ci siano questi dittatori, possa essere in grado di dare una soluzione al suo paese per quello che sta succedendo? Ma dunque, secondo me, tra i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, che oggi, come dire, sembrano quasi usciti e possono essere, come dire, anche un esempio per gli altri, c'è la Tunisia, che ha avviato un processo costituente, è arrivato quasi a una forma democratica, ci sono voluti 4 anni, non semplice, perché gli interessi dell'Islam radicale piuttosto che politici hanno cercato di accaparrarsi anche la primavera araba in Tunisia. C'è il Libano, che è diviso in un modo speculare, per cui il Presidente della Repubblica deve essere cristiano, il Presidente del Consiglio deve essere musulmano, anche se ormai i cristiani in Libano, una volta erano davvero il 50%, i musulmani il 50%, oggi i cristiani in Libano sono il 30%, però hanno scelto di fare una costituzione su quel modello lì. C'è al-Sisi, che per certi aspetti ha cercato di frenare un po' in Egitto, ha cercato di frenare un po' l'islamismo. Ci sono dei casi che in Medio Oriente si stanno cercando di sviluppare, però dentro sempre ha un'incognita e un'instabilità che è grande, per cui bisogna sempre vedere che cosa accadrà. Ecco, però sì, in Giordania il re Abdullah, anche secondo, Abdallah II, anche se è musulmano, comunque questo non è un musulmano integralista, per cui dà aperture ai cristiani, permette la costruzione di chiese, ci sono degli spiragli, ecco. Il problema è che quando l'islamismo radicale si manifesta è sempre molto violento, purtroppo. E purtroppo riesce a distruggere in tempi molto brevi. Insomma, ho visto in Siria, per ricostruire, io non so se sopravviverò alla completa ricostruzione della Siria per quello che è stato. Spero, però sarà difficile. Io non ho tanto capito la risposta che ti ha dato il Ferri, cioè cosa c'entra, cosa vuol dire che noi per aiutare dobbiamo fare bene quello che abbiamo da vivere, cioè cosa c'entra? Sì, era Melnona, l'ex vescovo di Mosul, ora Sydney. Quando le avevamo chiesto cosa possiamo fare noi per voi, lui ci ha risposto proprio questa cosa qui, cioè vivete bene la fede, quello che siete chiamati a vivere nel posto dove siete. Perché? Perché da una parte anche loro devono essere sostenuti in questo cammino. No, proprio perché non sono dei supereroi, no, ma hanno bisogno anche loro di vedere che è possibile, di vedere che sperare è possibile, che vivere in un certo modo è possibile, cioè dobbiamo essere compagni loro in questo aspetto. E poi ha detto, per evitare che davvero l'Occidente si svuoti di significato, diventi terreno fertile per questa ondata di terrorismo islamico che si sta sviluppando, dobbiamo, come dire, recuperare quello che stiamo facendo, quelle che sono le nostre radici, e per questo impegnarci a vivere intensamente quello che dobbiamo vivere. Io l'ho capito così. L'anno scorso, a seguito dei fatti di Parigi, c'era un psicologo che aveva detto che più di terroristi teme la nostra debolezza, nel senso che noi non abbiamo voglia di vivere, ma solo di tornare alla tranquillità. E io mi rendo conto che spesso cado in questa, tra virgolette, mentalità, nel senso che la questione a un certo punto va ad incentrarsi sul cercare di trovare una soluzione, no? Tante congetture per dire ma come si potrebbe fare, come si potrebbe risolvere questo. E quindi non so anche
cioè in base alla tua esperienza di vita, come tra virgolette evitare questo, insomma, mi faceva comunque errore questa cioè riduzione della questione. Ma è vero, l'obiettivo d'oro è quello di far paura, e il nostro problema è proprio quello, è quello della paura, cioè di non avere paura, di non avere paura di morire. Ho parlato qualche giorno fa con una suora trappista che vive a Tartus, si chiama Sor Marta, e dicevo proprio, e stavamo parlando proprio di questa cosa qua, lo sentiamo proprio come problema. Dicendo perché ormai anche alcuni preti, anche alcuni religiosi che stanno insieme, magari sposati, perché appartenenti ad altri riti cristiani, scappano per paura di morire. E lei diceva: ma questo è il problema, è solo la paura di morire. Forse a volte ci dimentichiamo che Cristo è morto per noi e non ha avuto paura di farlo. Perché aveva quel compito lì. Allora il nostro compito qual è? Il mio compito, diceva lei da sola, è quello di annunciare Cristo. E questo è un compito che mi porta avanti, e la morte non è più un problema. Cioè, non è quello che mi determina. Quello che mi determina è annunciare quello che ho incontrato. E questo supera la morte, ma lo supera perché? Lo supera perché è presa anche quella è dentro un abbraccio. Cioè anche Gesù alla fine ha detto: Padre, cioè io non voglio morire, se puoi allontana me questo calice, ma quello che l'ha permesso di arrivare fino in fondo era proprio questo rapporto vissuto fino alla fine con lui. Quello che mi diceva Sor Marta, diceva: ma non può essere la morte che mi determina fino alla fine, perché quello che deve determinare me è quello di annunciare la cosa che ho incontrato, la cosa più importante della mia vita, anche a rischio quotidiano della morte. Io sento un po' i miei compagni di classe o persone che conoscono che c'è, che c'è davvero un'ignoranza un po' profusa, ma anch'io sono il primo, non così quanto loro, ma che proprio non sanno dove è anche la Tunisia, la Turchia, non sanno dove è, c'è tutta questa ignoranza, e quindi c'è, cioè, la questione viene un po', come dire, messa un po' in modo confusionale. Perché i media italiani, lei che è giornalista, perché secondo lei i media italiani non cercano comunque di chiarire a tutti questa situazione? Per esempio, mi spiace citare il primo politico, mi viene caso, Salvini, no? Attentato del Bataclan, subito dopo, mezz'ora dopo, subito su Facebook scrive: chiudiamo le frontiere, quando i primi attentatori da noi sono gli occidentali, cioè chi vive a Bruxelles, cioè nostri concittadini. E quindi c'è tutto questo delirio mediatico, non si capisce niente da dove vengono, perché noi non chiediamo bene la situazione. Questo è un punto su cui si potrebbe parlare un'ora, cerco di farla breve. Vabbè, io essendo giornalista è chiaro un termine, cioè un argomento molto interessante e spinoso, cioè il problema di come abbiamo trattato questo fenomeno è cruciale. Punto primo, la maggior parte di noi non sa l'arabo e per cui non sa vedere, non sa andare a beccare le fonti giuste, per cui noi giornalisti che parliamo di Medio Oriente in questi anni abbiamo sempre rilanciato quello che ci trasmetteva Al Jazeera English. Ora, Al Jazeera English è l'emittente televisiva del Qatar, una delle più importanti del mondo arabo, però appunto finanziata dal Qatar, che è uno dei paesi che assieme ai sauditi hanno finanziato la primavera araba, cioè la distruzione del governo di Assad, no? Quindi evidentemente anche quello che sentivamo era un po' inquinato, no? Ma su tutto dirò questo, cioè quello che mi è capitato con una mia amica che viveva a Tunisi durante la presa di piazza, durante la presa della Tunisia, della piazza principale di Tunisi, quando addirittura ci mandavano i video della presa di questa piazza. Le ho scritto contemporaneamente, le ho chiesto: guarda, come stai? Perché sapevo che lei abitava vicino. Le ho mandato dei frame del video, le ho detto: no, guarda che qui non sta succedendo assolutamente nulla.
Infatti mi ha mandato una foto di quella piazza dicendo: perché vedi che queste due finestre, che dovrebbero essere la stessa, sono in due parti diverse? Allora abbiamo scoperto poi che questi video, tanti video che ci hanno mandato, anche della decapitazione di alcuni francescani, insomma della presa di Damasco che dove avevano fatto il countdown, non c'era. Insomma, morale, questi video venivano girati addirittura negli studi cinematografici del Qatar, che venivano messi a disposizione per mandare un'informazione totalmente inquinata di quello che realmente stava accadendo in Medio Oriente. Quindi ci siamo trovati a fare ping pong con le notizie che ci venivano, una volta da agenzie di informazione vicino ai regimi, dall'altra parte di agenzie di informazione invece vicino ai ribelli. Dove stava la verità? Difficile, veramente, veramente difficile saperlo. Ma su tutti, appunto, io sono diventato molto amico della vecchia inviata di Repubblica, che è Alix Van Buren, che andava a Damasco, si trovava a Damasco il giorno stesso della famosa presa di Damasco. Cioè, hanno fatto un countdown 30, 29, 28, no? Dove bisognava prendere Damasco, e in quel giorno Assad sarebbe dovuto cadere, no? Lo chiama il caporedattore degli esteri di Repubblica, la di Lelli, si chiamava questa Van Buren, e gli dice: allora devi farmi un pezzo sulla presa di Damasco. E gli dice: guarda che a Damasco non è successo niente. Ho detto: ma come? Cioè, abbiamo tutte le agenzie che ci stanno dicendo che Damasco è stata presa e solo tu mi dici che non è... Ma io, il problema è che lei era a Damasco, non faceva rilancio di agenzie dal desk, ok? Quindi alla fine, dopo aver litigato, si è dovuta dimettere da Repubblica, perché non voleva fare sto pezzo, non voleva dire una falsità. Poi quando hanno scoperto anche in Italia tardi che Damasco non era stata presa, la chiamava Ezio Mauro, allora c'era Ezio Mauro, ha detto: no dai, ritorna, abbiamo sbagliato. Cioè, no, questo per dire sono solo alcuni esempi. Cioè, da una parte appunto la difficoltà di reperire delle fonti che siano mi fermo qui, perché sennò ce ne sarebbe. Quelle che abbiamo però mi sembrano, almeno quello che dice lei, non penso che sia scoprendo a qualcuno, non di importare quale lei quello che dice, però anche se l'idea generale è uguale alla sua. Penso che le idee un po' chiare. Oh sì. L'ultima. Collegandomi un po' anche a quello che diceva lui, allora io mi rendo conto dell'ignoranza totale che io ho in tema di attualità, in tema storico, eccetera, e mi rendo conto di quanto sia in realtà importante invece informarsi su quello che succede nel mondo e di quanto la storia comunque sia importante per capire quello che sta succedendo adesso. Però mi rendo anche conto che nel momento in cui uno cerca di informarsi in qualunque maniera, un po' per questa cosa che dicevi dei media, un po' anche a livello storico, non so, io in mente fatti storici uguali, raccontati, cioè spiegati da professori diversi, e sembrano cose totalmente diverse. Allora io mi chiedo come faccio io, nella mia ignoranza di studente, per cui non sono uno storico, non sono nessuno, come faccio io a indicare le informazioni che mi trovo davanti, e come faccio io a, appunto, a stare davanti a questa cosa, a capire quando un'informazione ad esempio è strumentalizzata piuttosto che... perché comunque mi interessa avere una certa idea di quello che succede, che non sia impiccato nella testa mille persone diverse. Certo, una domanda molto, molto interessante, attuale. Cioè, io ho chiesto a tanti quando ero giù in Siria, dicendo: ma voi come facevate ad avere una percezione di quello che stava accadendo? Perché non è che uno che vive ad Aleppo ha la percezione di quello che sta accadendo, cioè non è che ha il satellite per controllare. Loro mi rispondevano: seguiamo le persone che ci interessa seguire, magari che sappiamo dei blogger così, su Facebook e su Twitter. E in quel modo lì riuscivano ad avere un'idea. Tantissimi dicevano i social network. Ora è chiaro che è difficile, insomma, è difficile anche rispondere alla tua domanda. Io appunto seguo alcuni siti che mi sembrano essere più attendibili, come Al Monitor per esempio per quanto riguarda il Medio Oriente, piuttosto che appunto, insomma, altri siti inglesi, non conoscendo l'arabo scritto, e imparandomi ogni tanto, una volta conosciuto magari un giornalista particolarmente bravo, a fidarmi di lui e a seguire quello che scrive e insomma a seguire quello che racconta, ecco. Però è chiaro che anch'io, insomma, e non ho ancora bene le idee chiare, per cui insomma andando da Aleppo ho visto delle cose che avevo letto che non erano vere, purtroppo. Però appunto direi, iniziando a seguire magari qualcuno che ti sembra particolarmente interessante, che poi vedi dice delle cose vere, seguire quello che scrive, quello che dice. Ringraziamo tantissimo.
anche questa ultima sottolineatura è estremamente importante, perché non si fa la storia mettendo insieme tutti i pezzi, ma si fa la storia seguendo dei punti di verità. Questo ti permette di ricostruire, anche facendo la storia che voi studiate a scuola, è solamente seguendo dei punti di verità che ti fanno vedere tutto il resto. L'illusione positivista di conoscere tutti i pezzi non ti fa conoscere, anzi ti rende più vittima dell'inganno. Per cui ti ringraziamo, perché secondo me ci hai dato un'ottima lezione di come si fa storia. L'ultimo incontro dei pomeriggi maturandi è lunedì 18 aprile, non ci sono più cornici, l'arte contemporanea e la realtà, con Giuseppe Frangi, è sempre alle ore 17 e qui.